Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta cartonata con il vostro YouGufo followers. Buon pomeriggio a tutti voi. Attenzione, dobbiamo parlare di calcio. Parleremo di Alessandro Del Piero come candidato alla presidenza della FIGC. Attenzione, il nostro capitano. Poi parleremo di questi arbitri birichini. Parleremo giustamente di quello che sta succedendo con la Cartonese, perché followers, alla fine è tutto a posto, è tutto regolare. Loro sono parte lesa. Ci sta, ragazzi, ci sta avere delle armi in casa, qualche granata sotto al materasso, ci sta, loro sono parte lesa, non vedo tutto questo allarmismo. E poi dobbiamo anche parlare della situazione di emergenza, perché c'è sempre qualche calciatore che in casa nostra si ferma per qualche guaio muscolare. Followers, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il momento tenerezza. È importante, è d'obbligo fare l'iscrizione al canale, perché se voi non vi iscrivete al canale, io mi rivolgo a te. Se non ti iscrivi al canale, io poi sono costretto comunque ad alzare la cornetta e chiamare il mio amico personale Peppino Chinè, detto Sobuco, e lui ti viene a cercare a casa. Poi se non lasci il like sono problemi tuoi, perché veramente lui proprio si imbestialisce quando non lasciano il like. Lui si arrabbia veramente troppo. Followers, parliamo di cose importanti. Attenzione, perché dobbiamo parlare della situazione di emergenza della nostra squadra. Si è fermato McKennie. McKennie, attenzione, non ha partecipato alla seduta di allenamento. Io vi voglio leggere il comunicato. McKennie non si è allenato per un affaticamento. Sarà valutato domani, ancora a parte Vlahovic. Vi filtra meno fiducia sulla sua convocazione per la Aston Villa. Quindi parte ora quest'ultimo. Vlahovic alla fine dovrebbe essere comunque escluso dalla partita, perché la Juventus non vuole rischiare, visto che è l'unico attaccante che abbiamo. Quindi probabilmente giocherà Weah come punta. Però a centrocampo, bene o male, se ci dovesse essere questa assenza di McKennie, perché alla fine un affaticamento muscolare verrà rivalutato domani, non si sa ancora l'entità di questo affaticamento, questo problemino muscolare, almeno ragazzi, non è una cosa molto brutta dal mio punto di vista, perché alla fine noi a centrocampo, bene o male, qualcuno lo possiamo ruotare, ci abbiamo qualche pedina in più, mentre in difesa e in attacco siamo contati. Quindi vediamo un po' che cosa succede con McKennie. Però io ho visto dei post, ho visto delle cose che stanno girando sui social, dove uno dice: Salah, non mi è arrivata la proposta di rinnovo, ah, sono arrabbiato, sono deluso, De Bruyne. Ma non sappiamo se io rinnoverò con il Manchester, non so, vedremo così. E giustamente tutti che si riempiono gli occhi di cartone. Followers, bisogna essere comunque obiettivi e razionali. Io questi calciatori non ce li voglio. Voi mi direte: ma Pirlo è venuto alla Juventus quando era comunque avanti con l'età e ha fatto la differenza. Ho capito. Però lo stipendio di Pirlo comunque è stata un'opportunità, no? Alla fine non penso che questi qua, Sala e De Bruyne, che saranno pur tanto bravi, hanno una certa età. Questo De Bruyne è sempre fermo, muscolarmente parlando, pure lui si spezza sempre tutti i legamenti. Non lo so, ragazzi, io sono sempre per comprare dei calciatori giovani, che poi tu, quando loro arrivano a un certo punto della carriera, tu dici: vabbè, se questi non vogliono rimanere, magari monetizziamo. Li vendiamo, li cediamo. Se tu sei in emergenza, sei in sovraffollamento, dici: questo me ne voglio disfare, ci sono delle altre squadre che lo vogliono. Invece questi qua, che sono dei calciatori tra virgolette a fine carriera, non mi sembra opportuno. Quindi secondo me sono delle cose inutili da commentare. Poi followers, vorrei parlare con voi di una cosa. Avete visto che questi arbitri sono proprio birichini, eh? Ma è un caso, alla fine sono delle coincidenze, che loro sbagliano sempre a favore delle stesse due squadre. Infatti, se voi avete visto nella partita prima della sosta, quando si sono affrontati i colossi arbitrali della Serie A, quelli che ricevono più favori di tutto, da un lato il Piagnapoli, dall'altro lato la SFI Inter di Milano. E come vedete, sia una squadra che l'altra hanno ricevuto dei favori arbitrali nella stessa partita, e quindi comunque si annullano le cose. Però giustamente quelli della Cartonese si sono arrabbiati. Ha parlato Antonio Conte per il bene di tutti, e lui ha detto: per il bene di tutti, la prossima partita mi dovete dare un favore arbitrale. Lo voglio, me lo dovete dare. E effettivamente è stato ascoltato. Avete visto che Lukaku è stato graziato, e vedete che addirittura il giornale color cane che corre, le ragazze pompon della Cartonese, giustamente non ci stanno. Quelli dicono: oh, ma noi lavoriamo per un sistema perfetto, dove c'è tutte le istituzioni, la FIGC,
Questi qua della Covisoc, quello che fa i calendari, i giudici, l'antimafia, non lo so, il capo degli arbitri, il capo della FIFA, quello là, sono tutti a favore della Cartonese, lavoriamo tutti per far vincere la Cartonese, ma arrivano questi del Piagnapoli e ci vogliono rubare, e no, e giustamente la Gazzetta non ci sta, e anche quelli della Gazzetta si lamentano. Io ve lo voglio far vedere, attenzione, Lukaku imprudente, è imprudente, alla fine non è che dici, beh, è un po' imprudente, effettivamente, il ragazzo è un po' imprudente, no? Nel primo tempo mancano due cartellini per Lukaku, vedete che loro parlano di questa cosa e ci fanno sapere, vedete, massa l'arbitro, un po' sottotono, un po' sottotono. Vedete che Lukaku diventa Kukaku, gol regolare, rosicano un po' perché hanno perso il primato, però poi il cartone alla fine ci sta, no? Sono cose che succedono alla fine, ci può stare, però vedete che anche quelli della Gazzetta si lamentano, però sponda a Napoli è tutto a posto, eh? Le parole di Conte hanno aiutato tutto il calcio italiano. Ma c'è anche un pizzico di aiuto al calcio estero. Se voi vedete le altre federazioni, per esempio la Liga Spagnola, la Ligue della Francia, no? La Bundesliga, la Premier League, tutti hanno detto grazie, grazie, proprio ci hai aiutato, non solo in Italia, a tutte, proprio tutte le leghe hanno usufruito delle parole di Antonio Conte, che giustamente viene premiato. E così può rubare un'altra partita, visto che Vlahovic andava espulso anzitempo, quel gol non l'avrebbe fatto, però sono bazzeccole, alla fine il giallo a Pjanic, lo scudetto perso in albergo, tutti i pianti, tutte le cose, ragazzi, sono cose che succedono. Attenzione, followers, cambiamo un attimo argomento. Adesso per parlare più tranquillamente con voi, io mi sono munito di qualche arma. Attenzione, queste sono delle armi comunque. Chi non ha un'arma in casa, ragazzi? Io ho delle granate. Oh, voglio... Togliamo un attimo il cartone, un attimo. Ci sono delle armi che uno in casa può tenere delle armi. Alla fine tutti abbiamo le granate sotto al materasso. Poi vi faccio dire anche una cosa. Questa è anche un'arma. No, voi non ci credete, però qua, se metti la mano, se schiacci il de... Vedi, se schiacci il dente sbagliato è un'arma. È un'arma. Anche la bottiglia di plastica potrebbe essere un'arma, però se parliamo di cose importanti, questo qua che è stato arrestato, praticamente lui era anche correlato in qualche modo con la SFU Inter di Milano, però tutto a posto, è parte lesa. Cioè io che ho questa pistola in casa e ho lo squalo che, ripeto, è un'arma, perché se tu schiacci il dente sbagliato, questo qua, ah, lo sapevo. Se tu schiacci il dente sbagliato, questo può essere un'arma. E giustamente io sono parte lesa. Questi qua, io mi sono svegliato. Stamattina c'avevo questi qua in casa. Io non ce li avevo. Sono parte lesa. Qualcuno si è intrufolato in casa mia. Invece di venire a rubare, mi ha fatto un danno ancora più grande. Mi ha lasciato delle armi in casa. Giù in cantina, non c'ho la cantina. Però per dire, no, giù in cantina è pieno di granate. Chi le avrà messe queste granate? Spranghe. Chi è? Sono parte lesa, eh. Io queste cose non le ho mai acquistate, ragazzi, non ne so nulla. Vedete, followers, che attenzione, che lui si difende così, dice, ma io non sapevo nulla. Cioè, ma scusa, tu c'hai un magazzino, no? Questo magazzino è intestato a nome tuo, no? È di tua proprietà, è tuo, non sa nulla. No, ma come lo fai a sapere? Raga, scusate, ma ci dobbiamo mettere d'accordo pure. Sono delle cose piccole, uno li può nascondere bene, no? Cioè, se tu... Uno entra a casa tua così, no? Dice, buongiorno, buongiorno, dice, ma questo c'ha la gobba a quell'età, guarda, c'ha la gobba sul petto. Ma passi, non si preoccupi, entri pure in casa mia, tutta poi non te ne accorgi perché sono nascondibili. Le armi al giorno d'oggi sono difficilmente rilevabili, no? E giustamente lui si difende, dice, no, ma io non ne sapevo nulla, po', non ne sapevo proprio nulla. No? Praticamente lui, il responsabile del merchandising della SFU Inter di Milano, dice, nuovamente arrestato. Ndranghetentus, mafientus, ci siete sempre in mezzo. Ragazzi, è colpa della Juve, eh? Colpa della Juve. Questo qua, se veniva arrestato solo una volta, dice, vabbè, sfortuna. No, due volte è stato arrestato. Vuol dire che lui è parte lesa, perché quelli della Juve li vogliono così male, lo odiano proprio tantissimo, che sono stati quelli della Juve, che sono mafientus, a farlo arrestare. Perché, ripeto, ragazzi, le armi, alla fine, si possono anche nascondere. Mi becca sempre, è una cosa proprio psicologica, è brutta quest'arma qua, è un'arma brutta.
Però, followers, lasciamo stare i cartonati. Parliamo di cose importanti, ragazzi. L'arsenale di Beretta lì alla fine, nuovamente, nuovamente, non è una volta, nuovamente arrestato quello dell'Inter. Bazzecole, chi di voi non è stato arrestato per detenzione di armi? Ripeto, chi di voi non ha 100 granate nascoste in cantina? Scagli la prima granata. Vi voglio vedere adesso voi a fare gli onestoni. Le armi ce le abbiamo tutti in casa. E vabbè, cambiamo argomento. Ma followers, attenzione, parlando proprio di cartonati, c'è la candidatura di Alessandro Del Piero. Vedete che Malagò, purtroppo, guarda, Malagò non... Malagò non l'ha presa troppo bene, ragazzi. Malagò non l'ha presa troppo bene. Vedete lui che dice: ipotesi Del Piero, mi ha sorpreso. Perché effettivamente è una cosa che sorprende, ragazzi. È una cosa che sorprende. Ah, non ha funzionato. È una cosa che sorprende perché lui praticamente non si aspettava. Non si aspettava la candidatura di Alessandro Del Piero. E qui lui dice: vabbè, ma non lo so se è vera questa cosa. Bisogna vedere se c'è un elemento di certezza. Perché sono due cose diverse, no? Dice: io non lo commento. E c'è un articolo di lui. Non l'ha presa. Allora, followers, qua iniziano già le malelingue. Con Del Piero in FIGC siete a posto. Con Del Piero in FIGC cambierà il vento. È normale che cambierà il vento. È normale. Allora, followers, io vi dico una cosa. Sicuramente i cartonati diranno, e quelli del Piagnapoli, giustamente loro sono sempre in prima linea. Quando c'è da piangere, la valle di lacrime, sono sempre loro quelli che danno il via, no? Ai lacrimogeni. E lui dice: con Del Piero è normale, voi adesso volete Del Piero per rubare. No, 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 guardate che è il contrario. Del Piero è sempre stato una persona integra. È sempre stato uno super partes, nonostante lui ha un passato bianco-nero. Se arriva lui in FIGC, sicuramente finiranno le porcate. Finiranno le porcate di agevolare sempre la stessa squadra. Finiranno le porcate di proteggere sempre la stessa squadra. Finiranno le porcate dove addirittura ci sta questo qua che ruba da una parte. E adesso il Piagnapoli addirittura se la gioca con la Cartonese in termini di ladrocinio. Con una persona normale come Del Piero, una persona super partes, è normale che la Juventus ne beneficerà. Perché il beneficio che può avere la Juventus è che da questo momento in poi non si giocherà per punire la Juventus. Perché fino adesso si è giocata a calcio per punire la Juventus e favorire sempre la stessa squadra. Tranne quest'anno che ne stanno favorendo due, loro dicono: vabbè. Nel dubbio, ne scegliamo due che debbano vincere, le aiutiamo tutte e due, che vinga il migliore tra Piagnapoli e Cartonese, perché alla fine basta che vince sempre una squadra diversa, lo ha detto De Siervo. E questa squadra diversa deve essere diversa dalla Juve, questo si è capito. Mettendo un presidente della FIGC normale, vedete che molto di questo cartone che viene arrestato. E poi viene arrestato nuovamente. E questo qua che ha comprato una casa alla figlia della compagna non si sa con quali soldi. E quest'altro che abbiamo visto prima, no? Che dice: beh, c'ha una casa che la metà della casa è stata costruita abusivamente. Notizia di qualche mese fa, se vi ricordate. Quest'altro qua che poi viene arrestato, poi non si sa. Quello che era il capo degli arbitri trafficava droga, poi lo prendono. Mettete Alessandro Del Piero e vedete che queste cose non succederanno più come prima. Io me lo auguro veramente, ma non perché, ripeto, non perché è una persona che mi sta simpatica per la juventinità, perché Del Piero è sempre stata una persona super partes. Io, se voi volete mettere come presidente della FIGC uno come Totti, io sono anche d'accordo, perché Totti è una persona onesta. Se tu vuoi mettere uno come Zanetti, che alla fine diceva: oh, dove sta il telefono? Oh, che vi stanno indagando, vi stanno indagando. Non ti preoccupare, ti do io i biglietti. Comandiamo noi. No, Zanetti, no. Mi dispiacque, ma la storia dice che questo qui non è buono. Però almeno io dico la bandiera della Roma, la bandiera della Lazio, che mo non lo so chi è. Qualsiasi persona, però c'è una differenza. Per esempio, Totti, Del Piero, gente che non è stata beccata a rubare. Qualcun altro è stato beccato a rubare. Capite la differenza? Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Ricordate il momento tenerezza, procuratevi delle armi in casa, alla fine proprio, al massimo potete dire che voi non ne sapevate nulla. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale,
è un cartonato. Yeah.